In questi giorni si discute molto della proposta di riforma di legge elettorale, proposta che è uscita dal discusso incontro tra Renzi e Berlusconi. È una buona legge? Beh, questo cercheremo di scoprirlo. Sicuramente è una legge che pone rimedio ai paletti e alle censure che la Corte Costituzionale ha posto alla fine del 2012. Non dobbiamo infatti dimenticarci che i partiti non sono intervenuti fin tanto che la Corte Costituzionale non ha dichiarato incostituzionale il cosiddetto Porcellum, cioè la legge elettorale con la quale è stato eletto anche quest'ultimo Parlamento. Che cosa prevede la nuova legge? La nuova legge prevede ancora un sistema elettorale di tipo proporzionale corretto, che presenta delle liste bloccate, quindi non ci sono le tanto desiderate preferenze, ma secondo me questo è un bene. Anche lo studio degli ordinamenti comparati ci mostra che le preferenze non esistono quasi in nessuna parte del mondo. Le liste bloccate però sono liste molto brevi, di 4 o 5 persone al massimo, e questo dovrebbe consentire all'elettore di documentarsi e di sapere effettivamente chi sono le persone che stanno nelle liste e quindi scegliere in modo più informato e più consapevole chi votare. Queste liste, tra l'altro, ed è una novità per l'ordinamento italiano, prevedono una alternanza obbligatoria di genere, uomo-donna o donna-uomo, e quindi obbligatoriamente ci dovranno essere il 50% di uomini e il 50% di donne, e questo è un altro passo avanti. Un'altra caratteristica della legge è quella di prevedere una clausola di sbarramento molto alta. Ciò dovrebbe consentire di tenere fuori dal Parlamento i partiti molto piccoli, i cosiddetti partitini, o quantomeno di costringerli a entrare a fare parte di coalizioni. E infine una caratteristica essenziale è quella del premio di maggioranza, cioè dare un surplus di seggi in Parlamento al partito o alla coalizione che ottiene più voti per far sì che i governi espressi siano governi più stabili. Nel complesso è un grande passo avanti, è un passo avanti che, come si può immaginare, ha anche dei limiti, però dovrebbe garantire una maggiore stabilità dei governi italiani e una maggiore potere, una maggiore capacità di influenza da parte dei cittadini elettori.